Una donna di 57 anni è morta a Termoli dopo una rovinosa caduta. L'episodio ieri in un'abitazione del centro storico in via Policarpo Manes, dove la donna viveva insieme al marito pensionato. A causare il decesso, il grave trauma cranico occorso a seguito del colpo causato dalla caduta dalle scale. Purtroppo inutile il tentativo di soccorso prestato da un'unità del 118 sopraggiunta dall'ospedale San Timoteo. Secondo i primi accertamenti, la protagonista del tragico evento sarebbe morta sul colpo. 20 giovani inizieranno a lavorare nello stabilimento Fiat Chrysler di Rivolta del Re. Generici, manutentori e conduttori da impiegare nel reparto che produce il motore per l'Alfa Romeo. Sono i profili dei neoassunti in questa fase con contratto interinale fino ad agosto, ma con possibilità di stabilizzazione. Andranno ad aggiungersi agli oltre 2.400 dipendenti che fanno dell'impianto Fiat di Termoli la maggiore realtà industriale della regione. Soddisfazione da parte di sindacati e dell'RSU per le nuove assunzioni, nelle quali si ravvisa un piccolo ma importante segnale di ripresa per l'intero settore. 16 voti favorevoli, 6 contrari, passa con una consistente maggioranza il bilancio preventivo 2016 del comune di Campobasso, un risultato che scongiura il rischio commissariamento dell'ente. Dire che i lavori consiliari siano stati complessi è un eufemismo. L'approvazione è arrivata infatti dopo una maratona nell'aula consiliare di Palazzo San Giorgio durata ben 30 ore. Soddisfazione dalla giunta regionale per l'approvazione di un pacchetto di misure che, secondo quella maggioranza, ampliano le tutele per i cittadini. Le critiche dell'opposizione riguardano invece la presunta mancanza di confronto e di dibattito in aula sui contenuti del documento. Gianmaria Palmieri, rettore dell'Università degli Studi del Molise, insignito del premio Pontano Personalità 2016. L'Istituto Pontano di Napoli, con l'annuale attribuzione di questo riconoscimento, intende valorizzare gli ex studenti dell'istituto che si sono distinti per le proprie abilità e capacità messe al servizio della collettività. Devo molto della mia formazione giovanile all'Istituto Pontano. In quelle aule ho acquisito e fatto miei quei valori fondanti di legalità, impegno educativo e spirito di servizio. Il primo commento di Palmieri. Mario Orfeo, attuale direttore del TG1, Luigi Gubitosi, già direttore generale della RAI, e Maurizio Derrico, presidente del Consiglio Nazionale dei Notai, alcune delle altre personalità insignite del premio Pontano in passato. Oggi la giornata conclusiva di incontri tra i rappresentanti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCS. Dopo il meeting nel centro servizi dell'IRCS Neuromed di Pozzilli, l'appuntamento nel polo di innovazione Neurobiotech per l'approfondimento del progetto denominato Cyberbrain. In particolare oggetto di studio le prospettive che la neurocibernetica offre nel campo dell'analisi avanzata delle immagini. Tale approccio scientifico, infatti, rappresenta uno strumento di notevole impatto sia per le ricerche che in tutti i settori della lotta alle patologie neurologiche. È il nome del progetto in corso d'attuazione a Campobasso. Prevede la registrazione attraverso un microchip della popolazione canina. L'operazione è gratuita, senza alcun onere per i proprietari dei cani. La cosiddetta microchippatura, suddivisa per quartieri, oggi dalle 15 alle 20 approderà a Vazzieri. Censire la popolazione canina, contrastare il rischio d'abbandono e più complessivamente favorire il benessere degli animali sono le finalità dell'iniziativa fortemente voluta dall'ASREM, che ha potuto contare su un finanziamento regionale.